Fare video può essere un lavoro. Io mi ricordo che ho avuto quest'idea una mattina del novembre 2013 e mi sono svegliato una mattina e dovevo fare il montaggio di uno dei miei primi video. E quella mattina ho pensato, ma non sarebbe bello se fosse così ogni giorno, avere il controllo della mia vita lavorativa, lavorare col mio computer, lavorare ai miei video, alle mie cose. Ho avuto quell'idea quella mattina e posso dire che da quel giorno, ogni giorno, io ho cercato di realizzare quell'idea. A volte ho avuto l'impressione di avercela fatta, altre volte mi sono sentito lontano anni luce. Questo quindi fondamentalmente era la mia idea. Fare video, ma non soltanto fare video che avessero come obiettivo il fatto di essere belli. La qualità e il benessere, chiamiamolo così, del video dovevano essere la mia priorità. E vi assicuro che spesso quando si lavora non è così. Non che la bruttezza di un video sia l'obiettivo, però spesso le priorità sono altre: soddisfare le esigenze di una persona, soddisfare esigenze particolari di un cliente, sottostare a determinate dinamiche, e tutte queste cose fanno sì che la qualità finale del video non sia la priorità. Io ho avuto la fortuna di lavorare con persone che mettessero la qualità del video al primo posto, con clienti che volevano che il video fosse bello, che il video fosse di qualità. Fare una marchetta non era la loro priorità, o soddisfare il loro ego non era la loro priorità. Questo mi ha dato tantissima soddisfazione dal punto di vista lavorativo, però c'è un però, dal punto di vista economico mi ha dato meno soddisfazione. Nel senso che lavorando in questo modo comunque ti perdi un sacco di opportunità e ti perdi anche, non dico un sacco, però ti perdi dei soldi, delle occasioni. Volendo fare una metafora, posso dire che è come lavorare in un orto. Io da 3 anni ho un orto che cerco di portare avanti col metodo biologico. Vuol dire niente pesticidi, niente sostanze chimiche ed è molto difficile, soprattutto i risultati si vedono nel lungo termine, non si vedono nel breve termine. Nel breve termine arriva l'insetto, il parassita, la malattia, ti fa fuori la pianta, ti fa fuori il raccolto. Questo significa che alla fine il mio orto biologico mi darà dei risultati soddisfacenti e mi darà un raccolto molto più buono e nutriente di quello di chi usa il metodo non biologico, però devo aspettare del tempo. E se io dovessi mangiare oggi, forse non avrei questo tempo da aspettare. E quindi che si fa? E quindi si cambia. Se voglio pensare davvero di campare con questa cosa, con i video, con il montaggio, con queste cose qua, bisogna cambiare, bisogna adattarsi e bisogna pensare che comunque i soldi e la sostenibilità economica svolgono un ruolo di primo piano in questa equazione. E adesso sto per dire una frase terribile, il me stesso di qualche anno fa sarebbe inorridito di fronte a questa frase, ma la dico comunque. Il compromesso a volte è necessario. Basta, andiamo. Ain't no use sitting and wonder why, babe. Even you don't know by now. It ain't no use sitting and wonder why, girl. It don't ever do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on. But don't think twice, it's alright.